Pronto? Pronto? Oh, Allegri! Ciao, ciao, ciao! Sono Inzaghi, ciao Inzaghi, ciao, ciao Allegri, ciao! Ascolta Allegri, ti volevo dire una cosa, ti volevo chiamare. Senti, ma perché non la facciamo una partita pari a patta? Perché non ci mettiamo d'accordo? Non ci facciamo male? Ci passiamo la palla, poi magari facciamo finta con due gol così, uno da questa parte, uno da quell'altra parte, di creare un po' di suspense e parichiamo la partita così, noi ci vinciamo lo scudetto e voi andate in Champions League, perché questo è il vostro obiettivo, giusto? Sì, guarda, per me sai, è un punto d'oro per me. Io ma guarda, io sono d'accordissimo, tanto qui non ti preoccupare, qui sono molto arretrati, qui ormai hanno dimenticato cosa significa vincere, qui non ormai si sono assuefatti, sono riuscito a farli entrare in modalità giocare per non perdere. Tranquillo, un punto con l'Inter che abbiamo bombato per 10 giorni, 15 giorni abbiamo bombato che siete mega galattici, che siete il Brasile 82, quindi un punto con voi che io gioco anche con Nicolò Colussi, Caviglia, come cazzo si chiama. No, tranquillo Inzaghi, tranquillo, grazie per la telefonata Inzaghi, grazie. Ma guarda, ora poi magari facciamo anche il ritorno, poi così vediamo come la classifica, tanto il Napoli non ancora è lontano, prima che si riprenda, il Milan è nella merda, l'Atalanta non può fare più di quello che sta facendo, la Lazio sta quasi in zona retrocessione, la Roma ne vince una, ne perde tre, quindi tranquillo, il campionato della mediocrità più assoluta, quindi tranquillo, guarda, così stiamo tutti tranquilli, io sto in pace. Sì, sono d'accordissimo, va bene, allora tanto io qui li ho portati in finale, quindi con la finale di Champions per i tifosi ormai italiani vale tanto, vale più della vittoria della stessa Champions, quindi io qui per 2-3 anni posso stare tranquillo, tanto li ho portati in Champions, li ho portati in finale. Quindi stai tranquillo, con 1-1 sono tutti contenti, tranquillo, non ti preoccupare. Va bene, ok, guarda. Allora poi ci aggiorniamo dopo la partita e va bene, ok, 1-1, 0-0, va bene, come si mette la situazione, va bene, ok, ciao, ciao Inzaghi, ciao Allegri, ciao, ciao, ciao. E volete la Superlega? Volete la Superlega, volete? Ma siete veramente incoerenti, ridicoli e anche pezzenti, scusate, perdonatemi. Sperdonatemi, volete anche la Superlega? Volete? Ma come è possibile che hanno fatto? Ora io non voglio parlare dell'Inter perché non mi interessa niente. Per me l'Inter ieri è stata una delusione totale. Ma ribadisco, sono cazzi dell'interista, sono gli interisti che devono pensarci. Io penso da questa parte, che io sono tre anni che non gioco un big match per vincerlo. Sono 3 anni che ufficialmente non gioco un big match per vincerlo. E in questo inizio campionato ho giocato a Bergamo per non vincere, per non perdere. Ho giocato a Milano per non perdere. Ho giocato a Firenze per non perderlo. Ho giocato con l'Inter per non perdere. Cioè, poi che tu riesci a vincere a Milano per una botta di culo con una deviazione che non lo sai neanche tu come succede, questo è il culo di Allegri che ormai lo sappiamo, che a Firenze e Parigi ti sbaglia la diagonale e riesci a portare a fare un gol che non lo sai neanche tu come l'hai fatto, questo è il culo di Allegri. A Bergamo presi a pallonate, a Firenze presi a pallonate. Ieri è sembrata la sagra della mostarda, la sagra del pistacchio. Ci mancava solo qualche grigliata, qualche salsiccia con il pistacchio, polpette di carne di cavallo, qualcuno che passa con i popcorn dentro il campo. Perché mai vista una Inter Juventus così schifosa. Mai.
un contratto di 7 milioni, 8 milioni, 9 milioni, quant'è, per non giocare mai un big match per vincerlo, mai, mai. Sempre scuse, 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 scuse. 41.000 tifosi sugli spalti per vedersi passare la palla in difesa 7-8 volte. Quelli dell'Inter ci mettevano la palla di sopra solo perché per regolamento la palla deve girare, perché l'avrebbero potuto anche fermare. Nessuno che va a fare un pressing, uno che ha una partita a settimana, dovrebbe avere le energie necessarie per correre 90 e più minuti, perché ripeto, ribadisco, non è questione di gioco. E ve l'ho detto 100 volte, non è una questione di gioco, è una questione di intensità, perché se non hai la possibilità di fare un calcio tecnico, ma devi fare un calcio fisico, aggredirli, metterla sull'intensità, e invece sembrano uno che si fanno una partita a giorno, non a settimana. Morti, distrutti, morti. Hai un talento come Idizi che lo stima, lo ama, lo venera, ma io sono innamorato di te. Neanche un secondo. Fai andare a quel cadavere di Sandro invece di Healing. Ma io veramente, ripeto, io ormai non me la devo prendere neanche più, io devo essere anche più intelligente. Non me la devo prendere più neanche con Allegri, perché ripeto, Allegri è questo. Se uno nasce caduzzo, è caduzzo. Di sì caduzzo, di sì caduzzo, caduzzo significa pezzo di minchia, ecco. Ok. Se uno nasce caduzzo, resta caduzzo. È la società che permette questo, ma d'altronde se la società dichiara che vuole la Champions, vuole soltanto il piazzamento, quello se ne sbatte i coglioni, gli dice la società, tu mi devi portare in Champions, noi dobbiamo andare in Champions perché noi dobbiamo guadagnare. Ormai la Venus è questo, è semplicemente bilancio, 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 bilancio. Quindi quello o gioca per pareggiare, o gioca per non perdere, o gioca per quello che cazzo vuole. L'importante che arriva a destinazione. Come ho detto prima, tutto si sta impiattando nella maniera più giusta perché naturalmente, ripeto, Napoli, Roma, Milan, Atalanta e compagnia bella stanno facendo a gara per chi fa più schifo. Quindi è normale. La classifica poi si modella, nasce anche per questa situazione, perché di dietro non c'è nessuno. Perché se il Napoli poco poco manteneva il ritmo dello scorso anno, questo campionato già era bello che finito. E vi dico un'altra cosa, se ci fosse stato Conte sulla panchina o dell'Inter o della Juventus, già questo campionato era finito. Era finito. Ma non si può, per rispetto dei tifosi, giocare in questa maniera. Non si può, non si può, non si può. Io veramente ormai, ripeto, mi dispiace, poi ripeto, ci sono quelli che purtroppo continuano ancora a dire che tutto bello, i due punti, siamo là, siamo là. E il complice di questo scempio, che volete la Superlega, volete, cioè, ma cosa stiamo costruendo? Cosa? Lo capite che abbiamo un attacco atomico? Io vi dico che abbiamo noi un attacco atomico. Abbiamo un attacco atomico. Vlahovic e Chiesa sono atomici. Come lo stesso Lautaro e Thuram, per l'amor del cielo. Ma ripeto, io l'Inter non la voglio guardare. Non so che dire, non so che dire, non so che dire. Non so quando finirà questo incubo di vedere una squadra che gioca per non perdere. Io, Juventino, io, Juventus, io che sono stato abituato a gente con i coglioni che facevano i solchi nel campo quando camminavano. Io che sono stato abituato a Gianluca, alla buon'anima di Gianluca Vialli, a Del Piero, a Ravanelli, a Ibrahimovic, che sono stato abituato a questa mentalità di giocare, ma anche con Amauri e con Diego giocavamo per vincere. Io ripeto, ribadisco, ma giocare per non perdere mai, ma è proprio come si suol dire un obbrobrio, un aborto.
un aborto calcistico. La soltanto la parola giocare per non perdere, e lui lo dichiara in diretta stampa, in diretta TV, lo dichiara, l'importante è non perdere, e non è una questione di uomini, non vi azzardate a parlare di elementi in campo, perché anche quando c'era la grande Juventus, quando si vincevano gli scudetti, lui diceva sempre, diceva quando c'era Juventus Inter, diceva l'importante è non aver fatto crossare a Perisic, che gli metteva quadrato, per non fare crossare a Perisic, e questa è la sua mentalità, è questa. Noi qui stiamo andando purtroppo giorno dopo giorno a distruggere una mentalità, a distruggere tutto, e ribadisco, il giorno che se ne andrà ci saranno soltanto macerie, perché prima che si ricostruisce la mente, perché poi il giocatore ormai è abituato a giocare in quella maniera. Questo è il danno dei risultatisti, purtroppo. Che poi resto con un pugno di mosche in mano, e poi la cosa è pesante e brutta. Comunque, io ormai ribadisco, uno juventino che approva di giocare il big match per non perdere. Siete perdenti, ma sti incazzati fino alla fine alle 8.